Luca Bash. È Bash? Sì, sì, è Bash. Poi nel 99 scopro Dave Matthews, live al Luther College a Dublino. Lo compro e capisco che la chitarra io la suonavo parecchio male. E in particolare ero curioso di capire come lui scriveva quelle canzoni là, perché ha un modo di scrivere secondo me abbastanza innovativo e che in Italia non conosciamo ancora. Nel 2002, mentre facevo l'ingegneria, ho fatto anche l'università della musica per 2 anni. Poi ho fatto alcuni concorsi, un paio li ho vinti, ho fatto un gruppo, cover band Dave Matthews. Io ho fatto 4 EP in inglese, quindi 28 pezzi che avevo scritto fino a quel momento là. E adesso, con i miei musicisti vecchi che sono sparsi per l'Europa, ho fatto un CD in cui ognuno indipendentemente ha arrangiato sui miei brani e l'ho messo insieme e uscirà il 7 settembre. Cioè, il video non è dedicato alla canzone, non racconta la storia della canzone, racconta la storia del disco, come è nato e come è stato fatto. In particolare sono io ripreso in un teatro vuoto, in particolare il Teatro Massimo Troisi di Nonantola, e ringrazio Giancarlo, il direttore, e, dove proietto la canzone suonata dai miei musicisti. Cominci dalla chitarra? Sì, sempre. Sempre chitarra, una volta che il pezzo è finito, generalmente lo canto in garmelò, come diceva Proietti, e con un finto inglese fondamentalmente. Poi una volta che è finita chiudo gli occhi e penso a quello che può dire, perché la musica si deve sposare col significato, tranne se parli sempre di quanto è bello fare l'amore, quanto è brutto quando te lasciano, queste cose qua, quando parli queste cose qui tutto va bene, tanto ormai siamo abituati. Quando parli di qualcosa un po' magari più dettagliato, più specifico, la musica deve essere fondamentale. Il disco si chiama in inglese Keys of Mine, che è un gioco di parole tra Friends of Mine, mettendo al posto di Friends Keys. E infatti sulla copertina vedrai che ci sono tutti dei mazzetti di chiavi con il nome dei musicisti e degli amici che hanno partecipato a questo disco. In italiano si chiama Oltre le quinte. Per quale motivo? Perché la vita di oggi è tutto un palcoscenico, ognuno deve fare il suo ruolo, deve fare la sua parte per poterci vivere. Dietro le quinte le persone si lamentano o soffrono o si fomentano, immaginano, hanno rimorsi, però in entrambi i luoghi non siamo liberi, cioè nel teatro noi non siamo liberi. Dov'è che siamo liberi? Siamo liberi oltre le quinte, e questo disco viene da questo luogo qua. E in questo luogo cosa c'è? C'è la volontà di fare passo passo quello che vuoi, non per forza per un guadagno, ma per orgoglio personale, per piacere, essere libero di fare quello che tu desideri. Tutta questa attività è dedicata a loro, perché senza le persone che fanno qualcosa con te, quello che fai di te non può avere frutto. In particolare sono il batterista Alessandro Cioffi, il tastierista Alessandro Matilli, il tastierista Giovanni Pess, il sassofonista Duilio Ingrosso e il bassista Riccardo Ascani. Cori ho la mia ancestrale amica Anna Chiara Zincone in arte Enni, e David Giacinti Gecio, chiamato anche Gecio, che fa i back vocals dei pezzi vecchi. Tutto assemblato dal grande Alex Chiodini di Magenta. E credo di non essermi dimenticato nessuno. Ah, e Francesco Locascio, che mi ha aiutato a registrare le voci. Nel disco ognuno ha goduto di piena indipendenza in quello che ha fatto. Quindi io che ho scritto il pezzo e l'ho cantato sono il 30% di quello che sentite. Tutto il resto, ognuno ha avuto piena libertà e nessun veto da parte mia di suonare e arrangiare il suo strumento o la sua parte. Quindi sentirete per la prima volta un disco che non ha direzione artistica. L'ho fatto io, come il video, come il montaggio, come le grafiche, come la musica. Un po' per risparmiare, un po' perché mi piace. E poi penso che oggi l'artista, secondo me, deve essere a tutto tondo, cioè deve sfruttare tutto quello che gli viene dato, perché se una copertina la fai tu, è diversa che la fa un'altra persona commissionata. Se il montaggio lo fai tu, è diverso che una persona commissionata. E idem vale il sito. Il problema
maestro di tutti è il fatto che non siamo felici. E quindi analizzo questo tema sempre e costantemente. Parlo poco d'amore, non perché ne sia privo, ma perché è troppo facile parlare di felicità andando a vedere il recinto dove tutti noi ci nascondiamo per trovare un po' di felicità. Invece chiave, secondo me, è dare un contributo a quello che è, visto che io sono una persona, mi reputo molto felice, anche mostrare come vedo la cosa. Perché secondo me c'ho tante persone, c'è per esempio una canzone si chiama Paradise Caffè che è sull'alcolismo, c'è una canzone si chiama Al posto mio che è sull'eutanasia. Cioè prendo tutti questi temi non perché voglio essere pesante, ma perché credo che forse la musica possa essere, anzi l'artista debba essere colui il quale invita le persone nel suo mondo, non un entertainer che va a casa loro a rallegrarli. Un artista deve essere quello che ti dice come vede il mondo. E io provo a fare questo, poi che sia ascoltato o no, non, ripeto, la quantità non me ne frega niente, a me interessa che becco anche solo una persona che posso in qualche modo condizionare. Poi, in genere noi facciamo un duo acustico, perché tutti i miei sono tutti fuori, Barcellona, Bruxelles e quant'altro. Quindi per adesso, quando ho avuto modo di fare live, è stato sempre in duo acustico e purtroppo con il lavoro non riesco perché sono sempre in viaggio. Quindi in realtà i live sono molto pochi, mi dispiace per questo, perché mi mancano da morire. Penso di riniziare adesso con il lancio di questo disco, se riesco, anche perché torno con una base stabile. Adesso vediamo. Ma per adesso no, non ho preso nessun booking e niente di niente. A livello web comunque sia, ci saranno tutti i canali dovuti, sia possibilità di acquistare su Amazon, sia vedremo un attimo adesso col tempo. Io sono ancora in fase di chiusura della produzione di questo CD, quindi stiamo completando la stampa, l'aggiornamento del sito, la predisposizione un po' della parte strutturale della diffusione, e poi si passerà a vivere non di rendita, ma nel senso, fatto tutto il lavorone, poi si inizierà invece a mantenerlo in vita. Cerco di attivare il passaparola, non vado a spingere. Se il passaparola si attiva, bene, sono contento, se no è la mia passione, è come collezionare francobolli o fare fotografia, però se tu fai fotografia e te la guardi soltanto te, a che serve? L'in bocca al lupo, ma tu mi risponderai. Viva il lupo, perché è da Roma, no? vedo che ci capiamo perfettamente. Allora, grazie della partecipazione ai nostri programmi, un abbraccio e a presto. Ciao a tutti, grazie mille.